Caro fratello, cara sorella, sai, anche per coloro che seguono Gesù da molti anni, gli errori, i fallimenti, i peccati passati o presenti possono fare capolino nella loro vita. Anche se abbiamo già chiesto perdono, una voce accusatrice può iniziare a condannarci nuovamente, stimolandoci ad allontanarci dal Signore. Oggi vorrei parlarti del perdono e dell'importanza di continuare a perseverare, che sono insiti in noi grazie al sangue di Gesù. Osserviamo il nostro percorso di crescita come lo vede Dio. Ci sono giorni in cui ci sembra di aver fallito in tutto, giorni in cui quello che pensiamo di noi stessi è tutt'altro che glorioso, giorni in cui crediamo che ancora una volta abbiamo complicato ogni cosa. Ma ciò che noi consideriamo un fallimento può anche essere parte dell'apprendimento, della scuola di Dio, parte del nostro processo di crescita. Thomas Edison, l'inventore della lampadina, una volta disse: "Non ho fallito, ho solo trovato 10.000 modi che non funzionano." Che sicurezza di sé! Non vedeva 10.000 tentativi falliti, ma solo opportunità per avvicinarsi a ciò che avrebbe funzionato. Deve aver veramente creduto al versetto della Bibbia che dice: "Sia fatta la luce." Ecco due cose su cui meditare oggi. Dio sa che stai crescendo e stai cambiando. Credici anche tu e non condannarti per i tuoi fallimenti, che devi invece considerare come delle opportunità per imparare a crescere. Dio ha solo piani di pace e di gioia per te, buoni piani, come leggiamo nella Bibbia. Perché io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Non concentrarti sull'apparente fallimento, ma su ciò che Dio desidera fare con te e in te. Ricorda che ogni giorno sei in un processo di trasformazione, apprendimento e formazione. Con Dio i tuoi fallimenti sono opportunità per imparare, andare avanti e crescere. Grazie di esistere. Ti aspetto domani, sempre qui, sul canale Cristiano, con un miracolo ogni giorno. Se ti va, lascia un like di supporto, commenta e condividi. E se non l'hai fatto ancora, mi raccomando, iscriviti al canale. Grazie e a domani!